Ehi, hey, ciao, sono Dylan Dog. Ogni mese mi capitano delle avventure orrorifiche. Andiamo in questa città cintata da mura e circondata da un bosco con al centro un reattore nucleare. Che mai potrà succedere? No! No, Dylan, no! No! Cattivo, Dylan! Cattivo, cattivo! Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica, nella playlist, che dir si voglia. Dylan Dog, serie regolare, bentornati nella playlist fumetti. Non so se avete notato, io sono abbastanza compulsivo in queste cose. Ho diviso meglio le playlist a tema Dylan Dog, quindi potete trovare un'unica playlist per la serie regolare, una playlist per il Color Fest e una playlist per l'Old Boy, playlist un po' abbandonata, dato che non lo prendo tutte le volte che esce, però ecco così per dirvi che sulla mia pagina principale troverete tutti questi argomenti ben separati tra loro. Fatemi sapere se lo preferite così, se lo preferivate come era prima del reset dilaniato che ha colpito anche il mio canale. Eventualmente poi io ogni volta che pubblico un video nuovo sistemo comunque le playlist in ordine di attinenza, ecco. Ma andiamo subito al sodo e andiamo a parlare di Dylan Dog 438, la città senza nome di Gabriella Contu e di Giorgio Santucci ai disegni, Gabriella Contu alla sceneggiatura e Giorgio Santucci ai disegni. Per ora noto che la cura, il curatore è ancora Roberto Recchioni, l'ideazione e la supervisione è di Tiziano Sclavi, ma questo lo era anche prima, e come hanno fatto notare anche altri stimati colleghi, è tornato il Dylan Dog Horror Club, che io onestamente probabilmente non sono abituato a leggerlo in era moderna, cioè l'Horror Club l'ho letto solo sui numeri retro, diciamo, no? Che tra parentesi sono sempre nella playlist serie regolare. E quindi vedere questo wall text, credo sia il termine tecnico, quindi questo muro di informazioni con un unico font, senza che siano scanditi da paragrafi, con un titoletto in grassetto come faceva Recchioni nel suo editoriale, devo dire che è davvero tanto da digerire e soprattutto parla appunto di film che sono stati ispirati dal problema del nucleare. Però non si allaccia nemmeno lontanamente a quello, a parte appunto l'argomento nucleare, non si allaccia a quello che c'è nel numero. Cioè non è che dice, ah sì, come questi film che hanno ispirato il nucleare, in questo numero la conto zero, proprio. È così, è un racconto, un aneddoto di quello che ha ispirato la paura del nucleare, delle guerre nucleari, eccetera. Però è fine a se stesso. E in quanto fine a se stesso, quindi non introduce Dylan, non dice un cacchio su dove eravamo, anche perché non si vuole nemmeno nominare, no, quello che c'era prima. Però davvero è, anche a livello grafico, è proprio difficile da leggere, specie se ti vuoi buttare in una lettura tranquilla di un fumetto da edicola. E quindi niente, io credo che dal prossimo numero l'Horror Club me lo salto a pie pari, grazie, come accettato. La città senza nome, questo appunto questo numero che sancisce il primo dopo il reset, dopo il ritorno all'entropia, quindi allo status quo pre-meteora, pre-ciclo recchioniano di Dylan Dog, è scandito con una storia dalle tavole classiche, ma con anche qualche strizzatina d'occhio a un'intavolatura abbastanza anche moderna. Vedete questa splash page che non è una splash page perché è divisa da delle divisioni oblique. È molto anche innovativa, no? Per gli standard bonelliani. Ciononostante, tutto è reso molto, passatemi il termine, vecchio stile, vecchio, da questo bianco e nero preponderante. Non c'è una scala di grigi neanche a pagarla oro, ma in Bonelli si sa, però c'è un utilizzo forte del bianco e del nero
come quasi a dire lo abbiamo stampato come se fossimo negli anni 80. È un vecchio 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 fumetto. In realtà il disegnatore fa di tutto per dare delle gradazioni tra il bianco e il nero, come per esempio il cervo nella nebbia, eccetera, però deve farlo appunto con una tecnica che non ammette una stampa moderna. Devo dire che questa ambientazione all'interno di una città murata, con all'interno comunque delle rovine, una città non curata assolutamente, nonostante sia piena di abitanti, poi vedremo anche perché, mi ha ricordato tantissime ambientazioni, dalla città murata, dal mondo esterno mi ha ricordato Attack on Titan, ma vedere l'interno così pieno di finestre rotte, pieno di persone che sembrano uscite da uno scenario post-apocalittico, mi ha ricordato una stagione qualsiasi delle ultime di The Walking Dead, dove si barricavano all'interno di una cittadina e la muravano per essere protetti dagli zombie e dal mondo esterno. Ma mi ha ricordato anche delle sette religiose, delle comuni religiose, che come gli Amish, o anche delle sette molto italiane, cioè si sente parlare anche al telegiornale, ai programmi di approfondimento giornalistico che ci sono anche in Italia, queste sette che ti rubano, no? Diciamo, ti rubano una vita precedente, ti mettono in questa all'interno di questa comunità dove devi dare tutto alla setta, dove non puoi più uscire, virtualmente non puoi uscire. Qua c'è anche il muro che proprio fisicamente ci parla, no, di questa metafora, di queste comunità che hanno una religiosa, non in senso di religione per forza, ma una religiosa credenza verso qualcosa. Possono anche essere quei posti di lavoro piramidali che ti promettono tantissimo, entri non ne esci più. Anche questi sono delle sette in un certo senso, e qui sono rappresentate anche dal muro che non ti permette di uscire. Dylan c'è entrato per una porta socchiusa che poi è stata chiusa subito e stava cercando appunto cercherà una via d'uscita altrove. E poi l'altro elemento, l'altra metafora su questa cecità delle sette religiose, delle o comunque di comunità molto ottuse che non vogliono vedere oltre le mura che si sono costruite, è appunto rappresentato dal fatto che tutta la comunità è cieca, è diventata non vedente, e che i bambini, che ovviamente non nascono ciechi perché non stiamo parlando di una mutazione genetica ma semplicemente da delle ferite, da scorie radioattive, i bambini che nascono ancora sani, pensate anche questa metafora, no? Il fatto che un bambino nasce puro, nasce una tavola bianca e viene poi inculcato da chi ha queste credenze a credere a una certa cosa piuttosto che a un'altra, e quindi a non vedere quello che c'è attorno, non vedere l'altra prospettiva. Quindi i bambini a un certo punto, come se fosse la comunione, il battesimo, che dir si voglia, vengono accecati dagli adulti della comunità. Ecco, e questa è una metafora fortissima, e devo dire che la Contu, con cui solitamente non mi trovo proprio a mio agio nel suo modo di raccontare le storie, le trovo altre storie della Contu non mi sono piaciute a questi livelli. Devo dire che questa è forse la storia della Contu che mi è piaciuta di più finora, perché appunto ci sono questi risvolti, queste sottigliezze che io ho visto, che magari sono sovraletture, però sono tenute volutamente a un livello abbastanza vago. Credo, e credo siano stati, questa storia sia stata messa come primo numero del rilancio di Dylan Dog, del ritorno al classico, proprio per non scontentare nessuno. E secondo me possono anche aver fatto centro, perché a una prima lettura, cioè non che io l'abbia letto due volte, però a una prima lettura questo numero potrebbe sembrare
superficiale, potrebbe sembrare il Dylan Dog preso e messo in una storia tratta da un film appunto post guerra nucleare e usato Dylan Dog come pretesto per raccontarci una storia vista in mille film sul nucleare. Questo potrebbe essere una chiave di lettura, una storia né più né meno, no? Che non ci dà nulla di più, nulla di meno, una storia horror con Dylan Dog protagonista, come ce ne sono state tante anche nei primi 100, e che appunto non toglie nulla a Dylan e non aggiunge nulla. Ma una seconda lettura invece si possono apprezzare anche questi sottolivelli di lettura, che chi li vuole trovare li trova, chi non li vuole trovare si gode comunque una storia classica, una storia claustrofobica, dove Dylan è l'unico che vede, è l'unico che riesce a vedere e che vuole appunto fuggire da questa realtà. Il nucleare in realtà è un pretesto per raccontare altro, però è un bellissimo pretesto, perché potevano raccontarci di qualunque mostro sovrannaturale, di demoni, di diavoli, di mostri in senso stretto. Invece ci hanno parlato di un pericolo molto più tangibile, molto più reale. Tuttora si è tornati a parlare del nucleare. Io onestamente vorrei approfittare di questo spazio per dirvi la mia, ma francamente non mi sono informato assolutamente quando si parlava di nucleare nelle ultime lezioni, quindi non so darvi un mio punto di vista, se sia pro, se sia contro. Non credo neanche di essere all'altezza per avere un'opinione non studiata, e quindi mi limito a assaporare questa storia e godermi le metafore invece che ci ho trovato su altri argomenti che conosco meglio. Però dicevo, hanno toccato il tema del nucleare, che è un tema molto molto materiale rispetto ad altre cose paranormali. Credo per farci ricordare anche che Dylan Dog parla di tutti gli orrori in senso molto più ampio rispetto anche alla distinta concorrenza che si sta facendo strada nelle edicole italiane, che appunto è Samuel Stern, che sì, lo so, non si può paragonare a Dylan, sono due cose diverse, bla bla bla, però sono comunque due tizi strani che vivono in un mondo urbano e che sono circondati da mostri, quindi e che cercano di salvare la situazione, quindi il paragone viene facile. Mentre Samuel Stern parla prettamente di possessioni demoniache, e anche lì poi possono essere metafora di altre cose, Dylan Dog qua ci tiene a ricordare che parla di horror a 360 gradi, e quindi possiamo anche tranquillamente trovare ambientazioni in stile slasher movie, quindi con un serial killer che ti insegue, che è umanissimo ma è fuori di testa, o in questo caso appunto una setta di invasati che sono dediti a qualcosa che per noi è fuori dalla logica di concepimento, cioè sono dediti a una città, questa città senza nome, che venerano come se fosse una divinità. Mi piace che nel finale, e questo è uno spoiler, ci sia un personaggio che ha un istinto più forte della propria fede, più forte della propria religione, della propria credenza, che è l'istinto di conservazione della sua progenie, dell'istinto materno, e che vuole salvare il figlio, la figlia, quello che dir si voglia, da quello che ha passato lei. Lei non vuole che il figlio sia non abbia una scelta, non vuole che il figlio sia precluso in questa comunità, vuole che il figlio possa vedere in senso letterale del termine, non vuole che sia accecato. Ed è per questo che è un numero che tutto sommato mi è piaciuto. Io magari non avrei iniziato questo rilancio entropico con questo numero, però devo dire che l'ho apprezzato. Vogliamo metterci un'ulteriore chiave di lettura, un'ulteriore sovralettura, che però qua ve lo dico, siamo proprio oltre, siamo proprio sull'insinuazione. Il primo nemico che Dylan Dog incontra dopo il ritorno al classico, dopo il ritorno all'entropia, è una setta di fanatici che non vogliono vedere oltre il mondo esterno, vogliono stare chiusi nella loro comunità, nelle loro mura, e non accettano ragioni, sono ciechi di fronte al mondo esterno, sono ciechi di fronte alle altre opinioni e vogliono che tutto rimanga come dicono loro. Aggiungo, e vogliono tirare dentro anche Dylan. Così, così, ve la butto lì così. Se è fatto apposta,
Ho qui il cappello dell'enigmista. Se è fatto apposta, chapeau. Se ci sto trovando io una sovralettura, va bene. Ok, però se è fatto apposta, tanta roba. Due cose, due piccole note negative, ma sono cose mie, lo sapete, non c'entra nulla con la qualità della storia. Prima storia di Dylan Dog, dopo il ritorno all'entropia, mi è un po' dispiaciuto che sia la classica storia in solitaria dove Dylan Dog si trova invischiato in qualcosa. Non mi dispiace assolutamente che non sia un caso, mi piace che sia coinvolto casualmente nella situazione, però mi dispiace l'assenza di Groucho, questo a me dispiace, so che tanti preferiscono quando non c'è. Mi è un po' dispiaciuto, così come mi è un po' dispiaciuto il finale con il Deus Ex Machina con un altro personaggio, che invece avrei fatto a meno, l'avrei visto in un altro numero e avrei fatto in modo che Dylan si uscisse, diciamo, dalla situazione in un altro modo grazie alle proprie forze, piuttosto che... Due piccoli appunti, tutto lì, ecco, diciamo. Però per il resto sono abbastanza entusiasta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Tenete le orecchie dritte sulle prossime live che ci saranno, non mie, di altri stimati colleghi, dove probabilmente sarò ospite. Grazie ancora e arrivederci.